Attenti ragazzi che parte lo streaming. Vediamo. Ora vado a chiamare. È partito lo streaming. Liberazione dei contenuti in corso. Vi dico appena compare qualcosa scritto e vi dico che adesso quello che si vede è Puppi. Che schifo. Allora, Sasco deve accendere il microfono. Un po' di gente. Giusto. Ah, giusto. Grazie. Ragazzi, bene, fate i complimenti al campione del mondo Pietro Ariese. Aspetta un attimo. Maledizione. Eccolo. Diventa semaforo arancione per ora. E ufficialmente è partito lo stream. Eccolo. È partito lo stream, signori. Siamo alla seconda live del Mezzo Frontiere. Con un sacco di gente, infatti il wifi sta facendo per alcuni un po' le bizze, però procedo subito con la presentazione perché è una puntata eccezionale. Partendo da coloro che in questo momento ci stanno guardando e partecipando da predazzo, sono i junior del raduno dei mezzofondisti che tra poco andranno ai campionati europei. Presentatevi ragazzi. Mondiali in realtà. Mondiali, scusatemi. Vai. Giovanni Dato. Giovanni 3.000 siepi. Vai. Pietro Arese, 1.500. Linda Palumbo, 3.000 siepi. Ok. Poi... Oh, finalmente una ragazza. Sì. Poi, senza cravatta, oggi Stefano Frascoli, un volto di atleti disagiati. Nonché un opinionista e scrittore. Oggi sono tranquillo. Oggi serata a sciallo proprio. Esatto. Ciao ragazzi. Poi ancora un altro raduno, stavolta siamo dalle parti dell'Italia, diciamo, occidentale. Chiappinelli, che a chi prego di inquadrare, ecco, almeno l'orizzontale, se ce la fai. Ma non si sente, raga, non si sente niente. Aumenta il volume del telefono, allora. Non so. E però puoi mettere per favore in orizzontale lo schermo? Ah, in orizzontale. No, quasi. Ora sei storto. Ecco, scuotilo bene. Allora, no, sono l'unica ragazza di venire anche tu. Allora, sei in orizzontale, sei in verticale tu. Non so cosa sia successo, però non è cambiato in peggio, cambiato in peggio la situazione. Comunque, anche se lo vedete male. Si metta così. Ecco, vai, al limite. Abbiamo Yogi Cappinelli che ha fatto bene non solo perché è campione italiano di corsa campestre, ma anche perché ha già iniziato a macinare medaglie internazionali assolute perché è arrivato terzo gioco di Mediterraneo. E poi qua con me, da Trento, abbiamo, oltre, cioè io che presento, la medaglia d'argento dei campionati europei di corsa in montagna. Prego. Ciao a tutti, sono Cesare Maestri, e siamo qua a Trento e iniziamo questa diretta. Perché? Vai, perché ti ha chiamato? Dimmi, perché la tua, tu insieme ad altri due mostri della corsa montana italiana, ovvero i De Mattei. I gemelli De Mattei, sì. Siamo stati proprio in questi giorni in Macedonia per i campionati europei di corsa in montagna. È stata una trasferta memorabile perché abbiamo portato a casa un sacco di medaglie. E niente, abbiamo fatto tripletta tra i senior maschi, ha vinto Bernard De Matteis, secondo io, terzo Martin De Matteis, e assieme a Francesco Puppi, che ha fatto anche una gran gara, è arrivato ottavo, abbiamo vinto anche l'oro a squadre. Quindi siamo super soddisfatti e speriamo di continuare così. Francesco Puppi, infatti, dai, perché ciao. Ciao, come stai? Ho fatto rompere il ghiaccio ad altri sperando, insomma, che fossi un po' più tranquillo, però insomma, tu sei arrivato comunque bene, no? In questi campionati. Sì, io ero un po' scassato purtroppo perché tre settimane fa gli italiani ero caduto, mi sono fatto male al ginocchio, sì. Perché non ho potuto prepararmi, però la gara l'ho fatta abbastanza bene, dai, okay. Per quanto potevo. Ti posso chiedere di controllare l'audio perché ogni tanto si sente un po' male, però insomma lo sappiamo che tu più la gara diventa dura, più vai forte, sei, anche se purtroppo per colpa di una squalifica per doping, sei campione mondiale di corsa in montagna di lunghe distanze, come si dica, di lunghissime distanze. Quanto ha corso per diventare campione mondiale quella volta? 31 km.
31 chilometri in giù. Quindi no. Sì, ma sono duri. Sono piuttosto duri questi chilometri, Puffi, sta a dire Maestri. Vabbè, purtroppo ci sono problemi di ricezione. Scusami, ma questi qua hanno tra poco hanno una riunione, mi avete detto, alle 9:30, vero? Ragazzi, sto parlando a Pietro, a Giovanni e a Linda. Andai via, Lewandowski. Scusate, prego, non ho sentito. Volevo dire, vi faccio ora perché avete con degli impegni. Sì, noi tra un quarto circa dobbiamo andare. Ok, purtroppo ogni tanto si sente male, tra un quarto d'ora circa, quindi vi terrò per lo più adesso. Ditemi, cosa avete fatto di bello quest'anno per meritarvi questa bella serata? Dai, sto scherzando. Però insomma, siete stati dei grandi, avete fatto delle belle prestazioni dall'inizio dell'anno. Sì, dai, è partito tutto con Gubbio, secondo posto dietro a lui. E poi, diciamo che i campionati italiani ad Agropoli non sono andati benissimo, ma a Bergamo alla finale argento di CDS sono riuscito a fare il minimo, quindi è andata bene. Diciamo che ha ripagato un po' quello che è successo ad Agropoli, che non mi ha soddisfatto molto, ma l'importante è essere qui adesso. Scusate, e no, io invece, come ha già anticipato lui, a Gubbio ho vinto, e poi vabbè, perché sono riuscito per fortuna a non avere nessun intoppo tra infortuni e queste cose qua, e infatti sono riuscito ad avere continuità negli allenamenti. E poi vabbè, in realtà inizio stagione in pista non è iniziato proprio come mi aspettavo, ma poi ho fatto una gara a Ferrara sui 1500 e ho fatto il minimo per venire qua, e ad Agropoli ho bissato, ho vinto il titolo sui 3000 siepi sui 1500. Un po' male, un po' tanto male, e i cross non mi sono andati molto bene, e poi ho fatto i campionati italiani dove sono arrivata seconda, però non ho fatto il minimo, e lì ho dovuto scegliere se fare i campionati italiani di corsa in montagna e provare a qualificarmi per gli europei oppure provare di nuovo il minimo. Ho scelto di provare di nuovo il minimo perché comunque mi sentivo bene e secondo me potevo farcela, infatti l'ho fatto. Così? Ci stringiamo? Lei? Ah, ok. Ok. Sì, diciamo di sì. Vabbè, volevo salutare un po' i miei amici perché alla fine li conosco quasi tutti. Ho visto che c'è anche Pietro Riva sul divano. C'è anche Pietro Riva, sì. Ve lo passo? Sì, sì, dai, passamelo. No, scherzo, ve lo passo tra un po'. Adesso è impegnato in una partita. Non c'è, deve arrestare qualcuno. No, è impegnato, c'è una partita in corso. Si sta allenando. Partita contro Chiavan Crippa. Sto facendo le salite. Vabbè, dai, dopo vi racconterà l'allenamento che ha fatto oggi pomeriggio. Dai. Ah, ok. No. Ma c'era anche un'altra ragazza che voleva partecipare alla chat, giusto? Ho sentito.
cazzo. Un attimo solo. Dai, facci del bene. Sei tu soprattutto. Stiamo urlando troppo? Stiamo urlando? Ah, e raga, ciao Luca, grazie per avermi fatto le prove, sei servito. No, ho sbagliato. Penso che sì, posso fare ancora molto, perché soprattutto nell'ultimo mese sono stata molto impegnata con la scuola, infatti ho avuto la maturità e penso che ho sacrificato qualcosa e quindi posso ancora crescere. No, la magistrale, mi sono laureato a novembre l'anno scorso. E, vabbè, diciamo che l'anno scorso, che è stato forse anche l'anno più duro nell'università, è stato quello dove almeno in montagna sono riuscito ad andare più forte, quindi boh, è un po' strano perché comunque mi sono dovuto sacrificare abbastanza e non è stato facile. Però vabbè, una cosa un po' divertente che guardo è che ho consegnato la tesi di laurea da New York, dove avevo appena corso la maratona, e quindi boh, sono anche belle cose che rimangono nei ricordi. Sì, vabbè, in realtà a mio parere, non so, io non ho esperienze, però credo che sia così, l'università è molto più, come dire, auto-organizzata, perciò se ci si prefigge una tabella di marcia è tenerla. Dicevo che essendo molto più, diciamo, auto-organizzata l'università, secondo me se ci si prefigge una tabella di marcia è più facile rispettarla. Non che sia più facile la tabella di marcia, però il procedere in maniera ordinata secondo me è più facile rispetto alle scuole superiori, perché alle scuole superiori comunque c'è il vincolo di andare tutti i giorni 5-6 ore a scuola e questo non aiuta. Io ho cominciato a 20 anni, al primo anno di università, quindi io non so memoria di categorie allievi, cadetti, esordienti, ragazzi, junior, promesse, ho visto per qualche mese, lo sono stato, poi subito senior. No, beh, io posso dare un consiglio ai ragazzi che adesso fanno l'università: non perdere tempo, cioè
l'università è bella perché il tempo comunque ce lo si organizza da soli, però adesso che siete nel pieno del tempo per fare atletico, che avete il tempo per allenarvi, datecela dentro tutta, perché il tempo purtroppo non torna indietro e quando si lavora è molto difficile organizzarsi. Non è impossibile, si può fare, però è molto molto difficile, perché nella corsa, nel mezzo fondo soprattutto, il tempo di recupero, cioè il tempo del riposo al corpo, è fondamentale quasi come il tempo per allenarsi. Quindi vi dico, dai, mettetela tutta, che insomma, è soltanto da guadagnare. Adesso siete già a un ottimo livello, poi qualcuno di voi lo conosco anche personalmente, la strada è quella buona. E poi divertitevi soprattutto, cioè che deve essere un divertimento, mica fare 5 per 1000, 6 per 500, dire no, non c'ho voglia, faccio fatica, non ce la farò mai. No, deve essere un divertimento, se no che gusto c'è? Diciamo che io sono iscritto all'università, però purtroppo non riesco molto a frequentare. Non riesco a frequentare perché comunque sono impegnato a tempo praticamente pieno con l'atletica. E ti do un consiglio, va. Fai quello che ti senti, fai atletica. Cioè, perché molta gente purtroppo fa l'università solo per avere tempo libero per allenarsi. C'è un sacco di gente che si iscrive all'università in facoltà che non gli piacciono soltanto per ritardare l'ingresso nel mondo lavorativo. Poi comunque, vabbè, questo lo scoprirai più avanti, sei molto fortunato perché i corpi di polizia vanno in pensione dopo 30 anni di lavoro. Quindi, a differenza dei lavoratori normali che vanno in pensione a 71 anni, voi siete molto fortunati, quindi 30 anni di lavoro e se non cambia niente in pensione. Poi vabbè, se qualcuno può fare l'università, se gli piace la facoltà, se gli interessa la materia può anche studiarla, però io farei una cosa fatta bene al 100%, io farei corsa al 100%, esatto. C'è la possibilità, in più alla fine il vostro è anche un lavoro, voi siete a tutti gli effetti lavoratori atleti. Sì, infatti io adesso mi impegno nell'atletica e provo a dare il massimo e vediamo cosa raccoglierò in questi prossimi anni e poi sicuramente una laurea in qualcosa voglio prenderla perché... No, perché non sento, quindi che certe volte... Vabbè, quadriamo... No, è che ci sono questi che giocano alla PlayStation. Non si sente niente. Esatto, sì. E niente, quindi sono iscritto a scienze motorie, però come dicevo non ho dato neanche un esame. Sono andato una volta a vedere com'era l'università giusto per... E poi tra l'altro non è a Siena, è a Perugia, e quindi è ancora più complicato perché mi dovrei muovere con i mezzi, con il treno, eccetera, e non è facile. Quindi stavo pensando di cambiare il prossimo anno, di magari di iscrivermi a una facoltà a Siena, e vediamo. Thank you.
3-1 ragazzi, 3-1. Sì. Beh, probabilmente lo scopriremo con il tempo, però di sicuro l'impegno che ci abbiamo messo fino adesso per arrivare fin qui. E poi cercare di mettere al primo posto quello, le nostre passioni, che prima di tutto sì, è lo sport. E niente, continuare così. E poi per arrivare come quelli lì a di Sester ci serve innanzitutto un controller e FIFA. Esatto. Che qui non, abbiamo, non quindi non qui si lavora. Beh, secondo me ci vuole molta testa, oltre che talento, e se uno c'ha testa e si allena a modo, secondo me riesce a continuare quello che di buono ha fatto nelle categorie giovanili, e quindi loro sono un esempio. E sicuramente se continuano in questa strada possono fare belle cose, dai. Puccio. Amen. Noi a questo punto dovremmo salutarvi perché dobbiamo andare. E niente, grazie per l'invito. Grazie mille. Grazie. Speri. Cosa? Come? Adesso abbiamo la riunione per organizzare gli allenamenti di prossimi giorni. Gigliotti. E quindi niente, ci tocca lasciarvi. Esatto, grazie ancora e speriamo di fare altri interventi in un prossimo futuro.
Va bene, grazie. Grazie. Buon proseguimento. Buon proseguimento, ciao. Buona serata, ciao. Ciao. Sì, 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 sicuramente diciamo l'europeo non era neanche programmato, poi ho avuto la fortuna e la forza di riuscire a qualificarmi, quindi ho cercato di dare il mio contributo alla squadra. Adesso, vabbè, la priorità è riprendersi un po' dall'infortunio dal quale non sono ancora guarito, infatti sto cercando un po' di gestire il recupero. E l'appuntamento principale per me questa stagione saranno i campionati mondiali di corsa in montagna che si svolgeranno a metà settembre in Andorra, e per i quali dovrò appunto preparare la qualificazione che sarà nella seconda metà di luglio. Quindi spero di riuscire a mettere dei buoni lavori nelle gambe in questi giorni, in vista della gara che si svolgerà il 22 luglio a Agnasco. Aspetta. Come, scusa? Sì, sì, sicuramente. Sì, diciamo che la condizione si è, sta salendo. Io mi sento molto in forma e l'ho già dimostrato, diciamo, ai giochi del Mediterraneo, anche al Golden Gala, dove sicuramente potevo fare il personale. Forse è una partenza un po' troppo forte, ma un po' condizionato, però comunque sto bene. E ora lavoriamo qua a Sestriere, in vista appunto degli europei, speriamo bene. È l'appuntamento principale di questa stagione e vediamo di fare una bella cosa e di arrivare in finale e poi in finale dare tutto. Non si sa mai. Come? No, è che cosa?
Non ho capito, scusa. Ah, ok. No, è così, io sono così, non ci posso vedere. Sempre stato esatto in silenzio, sì. Sì, allora, vabbè, io non sono laureato in scienze motorie, però ho sentito discussioni a riguardo. Quello che penso io, prima cosa, non ci devono essere infortuni. Infortuni purtroppo rallentano, è un dato comunque di fatto. Però, vabbè, si spera che dopo un infortunio il corpo si abitui e riesca a contrastare meglio l'infortunio. Però secondo me la cosa che veramente dà l'input per migliorare è la motivazione, che possono essere magari gli europei, possono essere anche il fatto di fare il salto di categoria, di provare a fare il professionista, e deve essere comunque alla base una grossa motivazione. E poi bisogna anche, da non trascurare, essere in un bel gruppo d'allenamento. Bisogna allenarsi in gruppo, da soli purtroppo secondo me è un po' limitativo, si deve essere un grande allenatore, cioè tante cose devono andare bene. Paradossalmente anche quando c'è la gara ci deve essere il giusto, quando uno fa gare cronometriche ci deve essere anche il giusto vento, il giusto clima, la pista deve essere veloce, non ci devono essere le corsie che si staccano da terra. Cioè quando si arriva a un certo livello, un livello comunque elevato, anche i dettagli fanno la differenza. Oh, vabbè, io sono dell'idea che si può sempre migliorare curando praticamente i dettagli, appunto, e che molti atleti, cioè pochi atleti, hanno raggiunto i loro limiti. Cioè, secondo me il nostro corpo non lo conosciamo appieno e molto spesso si rimane sorpresi da quello che il corpo ci può dare se ci alleniamo di certi risultati. Quindi secondo me per andare forte è possibile migliorare sempre, anche quando si arriva a un certo livello, fare un salto di qualità, un altro salto di qualità, per me è possibile, ma devono andare bene molte cose. Bisogna avere tempo, bisogna avere un grande allenatore, bisogna avere un bel gruppo, bisogna avere tantissima voglia, avere una grande motivazione, che può essere anche, non so, la ragazza che ti piace, che ti viene a guardare, per fare un esempio banale, che poi è reale, che poi è vero. Oppure può essere, non so, il posto per qualificarsi agli europei, può essere per guadagnare, che vive con la corsa. Anche quello non va trascurato. Cioè, ci deve essere comunque alla base una motivazione, perché la gente che corre, che viene, ho visto un sacco di gente che veniva al campo d'atletica, che si allenava, che non si impegnava, che si domandava, boh, ma alleno, ma qua che ci sto a fare? Sono quelli che per primi hanno mollato. Se uno non c'ha in testa il perché fa atletica, è il primo che la mollerà. E poi l'ultima cosa, secondo me, l'atletica deve piacere, cioè deve essere bello. All'atleta deve essere piacevole uscire, il gesto della corsa, correre, uscire tardi, riposarsi, cioè deve essere un gesto naturale che piace. Cioè uno deve dire, riesco a farmi un'ora e mezza di corsa in progressione a 3,30 al 1000, cioè, deve essere una cosa, deve dirlo, lo faccio con piacere, non deve dire, ah che palle ancora di qua, di là, non ho voglia. Quindi deve essere una,
alla base, secondo me, deve essere il piacere di fare una cosa. Motivazione, voglia e piacere di fare una cosa, secondo me. Questo è quello che io ho visto. Non sono uno psicologo, però ho visto queste cose. Cioè, anche i campioni che non avevano motivazione sono quelli che hanno mollato. Ma in realtà no, cioè io mi alleno in maniera molto più simile a un mezzofondista di quanto probabilmente la maggior parte di voi pensa. Cioè io gli allenamenti in montagna in realtà ne faccio ben pochi e utilizzo quasi solo le gare per fare del lavoro specifico. Perché alla fine le doti più importanti sono quelle che sono necessarie a un mezzofondista, più quelle che si sviluppano un po' sul terreno specifico, quindi anche in gara, e soprattutto le qualità di forza che servono in montagna. Quindi diciamo la mia base è quella di un mezzofondista o di un maratoneta, poi ci aggiungo dei pezzi che servono in maniera specifica per la corsa in montagna, e così anche Cesare e tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo della nazionale comunque. No, Ti ha vinto? Provo uno, se ora campioni non esageriamo, ora diciamo che campioni non esageriamo, i campioni sono altri, io ambisco a diventare un campione, quello sì, e niente, lavoro duro, e le parole che ha detto Stefano sono state tante e secondo me tutte giuste, azzeccate, un grande e quindi diciamo che per diventare un vero campione, per fare il salto di qualità, devi, come diceva Stefano, avere tanta voglia, credere in te stesso, avere sempre degli obiettivi ogni anno e perseguire i tuoi sogni e crederci fino alla fine, che e poi con il duro lavoro sicuramente riuscirai a ottenere qualcosa, anche se magari non tutto o in parte, si riesce sempre ad ottenere qualcosa. Bravo. No, i nostri gradini sono bellissimi, ci divertiamo sempre, facciamo, beh, la PlayStation non manca mai, e quindi ci sfondiamo sia in allenamento che alla play, e come stanno facendo adesso Pietro e Yeman, vince quasi sempre Yeman, però vabbè. La battuta. Però l'ultima partita, c'è da dire, l'ha vinta Pietro 1-0. Ah. E Moad invece è incazzato, è in camera perché ha perso
poi gli avevamo prima 2-0 e depresso, se l'è presa. No, no, ci piace anche guardarlo, guarda. Io sono un appassionato anche del calcio. Forse minchia che bello. Forse più dell'atletica, no, scherzo. Questo è no, no. Ma mi è sempre piaciuto il calcio fin da piccolo, ho sempre seguito e continuo a seguirlo. E niente, questo. Allora, partiamo dalla base che io non sono professionista, cioè io non chiedo dei soldi per correre se non i premi delle gare, e quindi mi devo guadagnare da vivere in qualche modo, perché avendo finito di studiare adesso comunque lavoro. Sto iniziando la carriera di insegnante, quindi sto completando gli studi per fare l'insegnante e nel frattempo... Vabbè, insegno in qualche centro studi e corsi di recupero. E quello che posso dire è che io cerco di allenarmi in maniera professionale, anche se non sono un professionista. Cioè, cerco di fare tutte quelle cose, di avere tutti quegli accorgimenti, di stare attento a tutti quei dettagli che servono a un professionista per eccellere, pur non essendolo. Quindi... Allora, secondo me alla base di tutto, di quello, soprattutto quello che sono riuscito a fare, c'è l'impegno negli allenamenti e la capacità di allenarsi tanto. Io punto soprattutto su questa mia capacità, su questa mia forza, perché di talento sinceramente non ne ho tantissimo. Infatti anche nelle categorie giovanili faticavo sempre a trovare spazio, ad arrivare... anche a risultati minimamente decenti, però negli anni con il duro lavoro sono riuscito a fare un po' di cose, insomma, e secondo me alla base di questo c'è un po' la voglia di informarsi anche e di capire come si allenano i professionisti, comunque i campioni e chi va veramente forte. E quindi la capacità di avere continuità negli allenamenti e la capacità di gestire sia l'impegno di studio o comunque di lavoro con gli allenamenti. Questo secondo me è possibile avendo una buona logistica dal punto di vista organizzativo e con una buona programmazione, quindi grazie a un allenatore esperto che sa delle esigenze dell'atleta e guidarlo in quello che può fare, perché ciascuno può dare in relazione al suo. E sì, ciascuno può allenarsi in relazione alle sue potenzialità e alle sue capacità, quindi sta un po' anche all'allenatore la bravura di indirizzare l'atleta e di saper leggere quali sono queste potenzialità e i punti di forza da sviluppare in ciascuno. E un'altra cosa secondo me molto importante è il gruppo di allenamento in cui si è inseriti.
che secondo me è fondamentale per migliorare, soprattutto arrivati oltre un certo livello. Quindi penso che Yogi lo possa confermare meglio di me. E, cioè, oltre un certo livello, oltre un certo numero di allenamenti, è difficile continuare da soli. Serve un supporto, serve un gruppo, e questo è quello che alla fine può andare avanti, oltre ovviamente alla motivazione personale, all'ambizione e agli altri dettagli di cui abbiamo parlato. Ragione. Sì, gli do assolutamente ragione. Che secondo me avere un bel gruppo di allenamento fa la differenza. Io purtroppo, cioè, diciamo che a Siena c'ho il mio gruppo, però alla fine i lavori quasi sempre sono da solo e sono abituato, però ormai ho fatto il callo, diciamo, e quando è che ci sono i raduni c'è l'opportunità di allenarmi appunto con Yeman e con Moad e questi altri ragazzi, è sicuramente molto più stimolante e più divertente fare i lavori. Secondo me appunto la potenzialità del gruppo in Italia è poco sfruttata. Quello che manca a noi per arrivare da buoni mezzofondisti a elite mondiali o comunque atleti di altissimo livello è proprio il fatto di allenarsi in gruppo e di avere una programmazione orientata a più ampio respiro, cioè non individuale come spesso succede adesso, ma avendo per esempio un centro di allenamento permanente in cui gli atleti top possono stare in raduno, diciamo, semiperenne, allenarsi insieme, esprimersi al meglio delle proprie potenzialità, avere a disposizione uno staff medico fisioterapico che gli permetta di allenarsi al meglio, recuperare più velocemente gli allenamenti e, insomma, spingere al massimo quelle che sono le potenzialità sviluppabili in allenamento, un po' come magari è stato fatto. È arrivato un momento. Secondo me, tra l'altro, il nostro gruppo qua di Sestrier, per fare ancora meglio, secondo me dovremmo fare esperienze di allenamento con gente ancora più forte, così saremo stimolati a fare ancora meglio. Io ora penso così, e secondo me dovremmo andare appunto a fare certe volte dei raduni, magari appunto in Kenya o Etiopia, allenarci con gente veramente corre forte e che ci stimoli di conseguenza anche a noi a fare meglio. E infatti comunque abbiamo in mente di andare nei prossimi anni, prossimi mesi così, a fare dei raduni in Kenya e Etiopia. E vediamo, speriamo bene. Sì, purtroppo.
Va bene, poi vabbè, la corsa in montagna adesso ci sono, insomma, hanno messo in evidenza anche alcune pagine Facebook di atletica, quindi bene o male ha avuto ottimi riscontri. Quindi la gente ancora non è a conoscenza della corsa in montagna, però ci stiamo lavorando. Secondo me... Mamma mia, che buono. No, no, assolutamente quello che dice Cesare è giustissimo. Le potenzialità ci sono, bisogna coltivarle piano piano. Purtroppo, secondo me, nel nostro ambiente, nei precedenti, siamo rimasti un po' indietro e alcune opportunità che si potevano cogliere non sono state sviluppate a dovere. Adesso stiamo recuperando un po' di terreno, però... Stefano! Stefano numero uno! Number one! Oh, ma chi c'è? Ciao, grandissimo! Come grande, stai? Complimenti! Cos'è che c'è il tatuaggio? Eh? Ah, no, la maglietta, sembrava il tatuaggio. Stavo guardando Colombia, Inghilterra, Colombia stavo guardando. Ah, bene, bene. Oh, c'è anche Cece. Mamma mia, ragazzi. Ciao. Cece! Grande, congratulazioni. Davvero, grande. Ah. Vieni a trovarci a Sestriere, vieni a trovarci a Sestriere. Arriveremo in agosto. Bisogna andare a Trento. Un giorno devo passare a Trento. Bisogna fare a Trento una serata. Oh, Ste, vieni a trovarci qui. Qua a Sestriere adesso. Metti la partita, coglione. Come stai? Mettilo. Ma non lo so, se secondo me alcuni avrebbero la possibilità di farlo, però non lo fanno, e anche questo è una cosa su cui si potrebbe discutere e lavorare, però queste poi sono scelte. Cioè, abbiamo esempi anche qua in Europa di tanta gente, di alcune persone che hanno scelto di andare fino in fondo. Vedi, non so, Sandre Moen oppure Julian Vanders, che hanno scelto di trasferirsi in Kenya e di allenarsi come se allenano i migliori, e i risultati si sono visti. Esatto. Questo, vabbè, è un altro discorso ancora. No, non spegni. Tornando alla cosa. Spegni. Che Julian Vanders... Secondo me le potenzialità per sviluppare il nostro ambiente ci sono. Ragazzi, Moen è qui per noi. Come? No, dicevo che Sandre Moen è qua con noi a Sestriere. Ah, sì, lo sappiamo. Grande. Adesso è andato a dormire, sennò... Adesso andiamo. È andato a dormire, sennò lo mettevo in collegamento. Ma si può metterlo in contatto con la cam? Cosa? Deve riposare. Ma non sempre, diciamo che le condizioni non sono molto favorevoli anche per fare questo tipo di scelte, che sono estremamente radicali e praticabili anche da poche persone. La seconda cosa è che bisogna fare comunque una differenza tra atleti professionisti, che questa cosa te la possono permettere, che hanno uno stipendio, una copertura alle spalle anche in caso di infortuni, di problemi, e atleti che non sono professionisti, che questa cosa non ce la possono permettere, insomma. Grazie.
Se non c'ha le possibilità è dura, se no si fa la fame. Se uno ha le possibilità e vuol farlo, io gli direi di farlo. Però se uno vuol fare atletica e poi purtroppo non ha il modo di vivere, gli direi purtroppo sei nato nell'epoca sbagliata. Magari tra 20 anni ci saranno più stipendi, più coperture. Adesso purtroppo, se non vuoi morire di fame, sei obbligato a lavorare. Sì. Poi, no, vabbè, comunque la cosa più importante è star sereni e provare piacere in quello che si fa, come si diceva all'inizio. Cioè, la cosa più bella alla fine è correre. Quindi, indipendentemente che non lo faccia professionalmente o no, penso che la cosa più bella sia fare quello che si fa con passione e con gioia. No. Dai, come no? No, ha detto. No, io ho fatto. Digli che ho fatto un lavoro. No, ha fatto un lavoro che non vuole. No. Diciamo, noi abbiamo fatto una corsa di 50 minuti easy perché comunque ci dobbiamo adattare all'altura. Siamo arrivati oggi, quindi partiamo tranquilli. E poi domani cosa faremo? Domani faremo doppio 50-50. Primi giorni tranquilli. Poi. Che giro avete fatto? Come? Che giro avete fatto? Dov'è che avete corso? Ma abbiamo corso principalmente in campo e poi abbiamo fatto il Monterotta avanti e indietro. Ah, ok. Sì. Conosco. Sì, sono stato lo scorso anno. Sì, vabbè, più che raduno io ero infortunato e quindi vabbè, facevo un po' il cazzone. Allenavo, però alla sera uscivo, mi divertivo. Comunque sì, molto duro, anche perché, vabbè, se si è, secondo me, non è male come allenarsi, perché la struttura... Questa è una struttura bella dura, è stato difficile. No, è ottimo. Però, comunque, se fatta bene, secondo me paga molto.
Ma in realtà quando siamo in raduno, almeno nel nostro gruppo, le cose più dure per me sono, quelli che ricordo di più sono i medi variati che facciamo in piano, e lì prendiamo sempre, ci prendiamo sempre a sportellate, oppure le prove brevi tipo 500, così allora lì tiriamo fuori un po' tutto quello che abbiamo, e sono anche le cose su cui faccio un po' più fatica, quindi sicuramente sono quelle che poi mi ricordo di più. Per quanto riguarda allenamenti lunghi, per esempio mi ricordo l'anno scorso, prima del mondiale di Premana, avevo fatto un lungo da 2 ore e 30 a Sestriere con circa 2000 metri di dislivello, tutto in quota, quindi oltre 2000 metri, e avevo corso molto forte, avevo fatto tipo 30 km in 2 ore e mezza, quindi era stato molto positivo. No, no, poche volte. Però devo dire, non me ne vogliono a male Francesco e Cesare, l'allenamento più duro che ho fatto forse proprio la cronoscalata. D'inverno certe volte ho fatto delle cronoscalate da 6 o 7 km. Brutte. Brutte. Sì, l'avevi raccontato forse. Eh? No, no, grazie, non ci tengo. No, no, preferisco la pista, scusate. Comunque, no, come diceva anche Cesare prima, noi siamo sempre contenti quando riusciamo un po' a mischiarci tra chi fa corsa in montagna e mezzo fondo, quindi nel cross è una specialità in cui ci divertiamo molto, e sì, tante volte anche su strada capita di confrontarsi. È un po' più difficile che chi fa mezzo fondo e fondo in pista venga in montagna, però dai, qualche contaminazione sta arrivando. Per esempio Emma Coaglia è venuta a fare i campionati italiani, gli europei, è un grande polivalente. Nadir Cavagna. Nadir è un raduno permanente. È il Nadir. Accanto chi ho? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sta giocando, non c'è nessuno. Era comparso. Vabbè. Eh? Io correrò una gara di corsa in montagna in Austria tra 2 settimane. Però se volete rimanere più vicini, do appuntamento tutti il 22 luglio a Tavagnasco, dove ci sarà la seconda prova dei campioni italiani in sola salita, dove ci sarà Cesare, ci saranno i gemelli, De Matteis, ci saremo un po' tutti. Su pista non lo so, su strada sì, dai. Su strada ho visto una gara bella tra 2 settimane in zona Varese, Piemonte. No, non lo dico, sennò poi vengono tutti a vedermi.
immagino. Thank you.